Io non voglio essere lungo, anche perché già ci sono stati tre interventi prima di me, io sarei il quarto, quindi per lasciare spazio al dibattito, perché immagino che le domande ce ne siano molte, do giusto qualche coordinata di quella che sarà poi l'iniziativa che faremo a metà novembre, specificamente rivolta a sviscerare il tema del rapporto tra turismo e lavoro. Quindi dico subito, dico giusto due cose. Cos'è? Quando ci dicono che il turismo, l'industria turistica è un patrimonio di tutti i fiorentini, ci stanno pigliando per i fondelli. Perché? Perché essenzialmente noi sappiamo che questa industria è normale e naturale, che porta ricchezza, ma non sappiamo bene a chi va questa ricchezza e soprattutto a chi non va questa ricchezza. E basta fare un giro, noi abbiamo provato a farlo all'interno, diciamo, del centro storico, abbiamo un gruppo di inchiesta sul lavoro, abbiamo aperto anche una piccola camera popolare del lavoro, per cui quando andiamo a cercarci, diciamo, tra gli amici, tra i conoscenti o proprio in maniera sistematica quelli che sono i lavoratori che soffrono una serie di problematiche all'interno del centro, riusciamo anche in qualche modo a mappare quelle che sono le situazioni, e ci siamo resi conto subito che nel centro di Firenze la forma di lavoro, diciamo, più diffusa all'interno del settore turistico è il lavoro grigio, cioè un lavoro che è inquadrato con la forma più flessibile possibile. Quando c'erano i voucher c'era stata un'esplosione di voucher, adesso, dati dell'INPS dell'altro giorno, c'è stata un'esplosione di contratti a chiamata e dei nuovi voucher, che però non sono applicabili quanto lo erano i vecchi, per cui diciamo una delle forme più precarie possibile, la ricchezza in questo caso a chi va? Va a chi sfrutta questi lavoratori, ma poi i lavoratori, una volta finito il contratto, che di per sé è una forma precaria, possono essere gettati e sostituiti quante volte si vuole. Lavoro grigio, nel senso che la maggior parte dei contratti, diciamo, sono fasulli, nel senso che non coprono mai tutte le ore che questi lavoratori svolgono, spesso il cosiddetto fuori busta, quindi non soggetto a contribuzione eccetera, è molto più grande della busta. Abbiamo avuto dei casi molto eclatanti che in realtà non sono neanche la norma, nel senso, parlo per esempio del lavoro dentro Italy. Abbiamo fatto anni fa, quando ci fu, diciamo, esploso il caso di Italy Firenze, in cui le quantità di lavoro interinale e di lavoro a tempo determinato era di lavoro precario, quindi erano molto superiori a quelle consentite dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e ci siamo resi conto di come il modo in cui anche una multinazionale, che quindi ha le risorse effettivamente per dare un lavoro sicuro eccetera ai propri dipendenti, in realtà svicoli sempre utilizzando quelle che sono le strettoie della legislazione per rendere i lavoratori più precari, e quindi per liberarsi poi, quando e come ritiene necessario, di quei lavoratori che sono più scomodi, di quei lavoratori in sovrannumero, o semplicemente per selezionare meglio quella che è il suo, diciamo, parco lavoratori più fedele. Abbiamo avuto un esempio di questo appunto qualche anno fa, quando alcuni nostri amici, compagni che lavoravano dentro Italy sono stati non rinnovati, non si può dire licenziati ormai, perché tanto licenziare con i contratti interinali a tempo determinato è molto semplice, proprio perché non rispettavano, diciamo, i criteri comportamentali dell'azienda, probabilmente. Di fatto erano lavoratori bravi, però non erano lavoratori abbastanza fedeli, sono stati non rinnovati, hanno fatto uscire fuori attraverso un'inchiesta quello che era il lavoro dentro Italy, e hanno anche fatto ricorso al Tribunale del Lavoro per farsi riconoscere, diciamo, il proprio contratto. Essenzialmente loro affermavano che Italy aveva assunto eccessivamente con il lavoro interinale, oltre i limiti consentiti. Bene, cosa è successo? Abbiamo finito il processo e ci hanno condannato questi lavoratori. Il giudice li ha condannati a 8.000 euro di multa,
di multa, di spese legali in realtà per, da combinare agli italiani. Perché? Perché praticamente quando, al momento dell'assunzione Italy sotto banco gli ha fatto firmare tra i vari fogli un foglio in cui loro erano già stati selezionati, un foglio in cui dichiaravano di aver lavorato nei sei mesi, di non aver lavorato nei sei mesi precedenti, il che apriva, diciamo, una finestra giuridica di Italy per poter assumere più lavoratori precari. Ora, questo tipo di scapotaggio, quando il governo dice che dà contributi alle imprese per e sgravi per favorire l'occupazione, in realtà sta semplicemente aiutando le imprese, dando incentivi alle imprese per assumere più lavoratori per assumere in maniera precaria più lavoratori possibile. Questo è quello che è successo dentro l'Italia di Firenze, chiaramente stiamo facendo ricorso eccetera, e queste sono le forme di lavoro che troviamo normalmente all'interno del centro. Ora, però, io vorrei dire un'altra cosa, al di là del fatto che poi ne parleremo con più approfonditamente nella prossima iniziativa, e non sto qui a farvi tutti gli esempi che si potrebbero fare su quello che è il lavoro nel turismo. Quello che vorrei dire è che il turismo ha sì un effetto di sostituzione rispetto a quella che è il resto dell'economia, ma non potrà mai sostituirla tutta. Quindi, accanto, diciamo, a quello che è il turismo, il turismo funziona per certi versi da volano di alcune attività. Ad esempio, all'interno del centro di Firenze si vendono tantissimi prodotti in pelle, ma qualcuno questi prodotti dovrà produrli in qualche modo. Dove si produce, dove si concia la pelle in Toscana? La pelle in Toscana si concia nel distretto di Santa Croce sull'Arno, che è uno dei posti dove le condizioni di lavoro sono peggiori. Si muore a Santa Croce sull'Arno di tumore alla vescica molto più che altrove, e muoiono soprattutto lavoratori immigrati con meno diritti, ci sono stati alcuni casi di morte tra lavoratori clandestini, e di questo non si sa nulla e non se ne parla. Ecco, secondo, a mio avviso, io credo che bisogna un pochino, quando si analizza il turismo, bisogna sempre avere sott'occhio tutto quello che è l'indotto, tutto quello che non vediamo e che magari stando in città risalta meno perché si svolge in periferia, e che pure è legato in qualche modo al turismo, ma non solo. Questo perché dico questo? Perché il rischio di quando parliamo, diciamo, del turismo, di tutta quella massa di denaro che si muove intorno adesso, è che noi facciamo un pochino come, spesso mi piace dire, come i programmi tipo report o presa diretta, cioè dipingiamo uno scenario catastrofico in cui noi però siamo impotenti, e l'unica cosa che possiamo fare è dare delle soluzioni di tipo e dire cosa dovremmo fare prendendo esempi magari da fuori dall'Italia o da altre città eccetera. Ma quello che non che invece andrebbe aggiunto a questo pezzo è dire come troviamo le forze, cosa dobbiamo fare noi adesso per invertire la tendenza, per cercare di rispondere a questo tipo di politiche e di fenomeni che si sviluppano sulla nostra pelle. Ecco, quello che noi stiamo cercando di provare a fare, insomma, come lavoro sul territorio, anche dentro Inchiostro, anche con la Camera Popolare del Lavoro, è quello di cercare di intercettare tutti quelli che sono i lavoratori che lavorano all'interno del turismo, dargli la possibilità di lottare contro quelli che sono i soprusi che vivono ogni giorno. Se c'è un lavoratore che lavora a grigio, basta che ci porta la busta paga, facciamo vertenza e gli facciamo recuperare tutti i soldi. Non è possibile che non ci... E soprattutto dobbiamo stimolare questi lavoratori a uscire fuori, dobbiamo far emergere il sommerso, e per far emergere, diciamo, il sommerso bisogna dargli discorso, bisogna dargli visibilità. Quindi questo è quello che possiamo fare adesso. Se per esempio avessimo un nucleo abbastanza grosso di lavoratori, di studenti, spesso di giovani, che girano tra i vari ristoranti durante la stagione per sopravvivere eccetera, se riuscissero in qualche modo a intercettarli con la Camera del Lavoro e a costruire un piccolo movimento di lavoratori che faccia uscire fuori il problema del lavoro nel turismo all'interno di questa città, avremmo sicuramente un discorso pubblico che si rivolgerebbe e si curverebbe verso questo punto. Di questo a Firenze invece non si parla di quelle che sono le condizioni. Altra cosa,
visto che il turismo in realtà non ha un effetto, non si sostituisce all'industria, perché l'Italia è ancora il secondo paese manifatturiero italiano, ma probabilmente si affianca ad esso e si integra con esso. Quello che dobbiamo fare è cercare i nostri alleati non solo nei centri, non solo all'interno del turismo, ma anche in tutte quegli altri classi di lavoratori, eccetera, che lavorano intorno al turismo o che vivono il turismo sulla propria pelle. Nel centro di Firenze, nella città di Firenze, il settore di lavoratori, il settore occupazionale più importante non è quello del turismo, ma è quello della pubblica amministrazione e, in secondo luogo, del commercio. Allora, questi lavoratori, che sono persone che vivono spesso nella città, che sono persone che subiscono l'innalzamento dei prezzi e degli affitti, dobbiamo in qualche modo coinvolgerli nella battaglia per, io sono d'accordissimo con questo punto di quello che diceva Marco Dermo, per un governo diverso del turismo, perché non è che siamo contro il turismo, ma noi siamo per un turismo che in qualche modo sia governato, che sia in qualche modo che corrisponda, che non nasconda, che non si sostituisca, che non metta in ombra, che non schiacci quelli che sono i bisogni di chi ci lavora dentro e della residenza che ci lavora intorno e che ci vive intorno. Questo volevo dire, sono stato un po' confuso perché non mi sono preparato, però ho finito. Direi che adesso